Buongiorno, siamo arrivati al commercio. Attrattività e struttura urbana, il titolo del nostro studio. In tutti gli incontri svolti precedentemente abbiamo tutti quanti capito che il commercio per i centri storici è di fondamentale importanza. Senza commercio e senza vetrine illuminate, la città diventerebbe territorio e preda di microcriminalità e di persone poco gradevoli. Noi siamo già ai punti di debolezza adesso? Grazie. Allora sarò più veloce. Abbiamo un commercio attivo e un commercio forte in città, un commercio che ha una qualità delle vetrine e delle aziende e dei negozi estremamente elevato, che non teme confronti con città blasonate del vicino Veneto o del resto del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo però anche qualche punto di debolezza. Parte del centro storico è stato rinnovato nella pavimentazione, nell'illuminazione, ma resta ancora da fare parecchio, soprattutto sulla Contrada Maggiore. Noi abbiamo la pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, che ha bisogno di un profondo restauro. Abbiamo anche le colonne del nostro corso principale, che avrebbero bisogno di una pulizia profonda. Perché in città noi accogliamo tutti, accogliamo anche le bestiole, e le bestiole purtroppo lasciano dei ricordi in giro. Abbiamo la necessità di rendere penetrabile il corso, il centro storico. Penetrabile perché? Perché per fortuna abbiamo una serie di parcheggi all'esterno del ring estremamente capienti. Il problema del parcheggio che esisteva fino a 3-5 anni fa, Pordenone non esiste più, ne abbiamo a sufficienza, anzi ne abbiamo a sufficienza diciamo per il momento, però non sempre chi lascia la macchina in via Codafora ha un percorso pedonale agevole e sicuro per entrare al centro della città. Ci sono poi anche degli scenari futuri da comprendere, come si muove e quali sono le nuove dinamiche dei comportamenti d'acquisto dei clienti o dei consumatori, come vogliamo definirli. È chiaro che l'evento del web e l'evento dei social network hanno modificato, soprattutto nella popolazione più giovane e più attenta a questi temi, hanno modificato il comportamento d'acquisto. L'arrivo dei centri commerciali, che nella nostra provincia è stato notevole, ha ulteriormente modificato le abitudini della popolazione. Noi, per mantenere in vita il commercio nel centro storico nella nostra città, dobbiamo tenere presente queste nuove dinamiche e dobbiamo rendere il nostro centro più attrattivo e più vivibile. Come farlo? Ma rendendo Pordenone, amplificando su Pordenone quell'effervescenza culturale che ci è riconosciuta da tutti. Noi abbiamo un sacco di iniziative, un sacco di eventi straordinari che non sempre sono in rete, non sempre sono comunicati nel verso giusto. Dovremmo ottenere una collaborazione tra eventi e mercato, eventi e attività commerciali, eventi e apertura dei negozi un po' più positiva di quello che abbiamo fatto fino adesso. Perciò il pubblico e il privato, le associazioni e le imprese devono lavorare insieme per poter portare avanti la vita nel centro storico della città. Noi nelle slide abbiamo parlato anche del caro affitti. Caro affitti che ultimamente è stato discusso tra i proprietari degli immobili e i gestori delle attività commerciali. E molte volte i proprietari degli immobili hanno capito che
canoni di affitto elevati come si potevano permettere anni fa non sono più sostenibili dalle imprese. E noi dobbiamo dire che nella quasi totalità, perché le eccezioni esistono sempre, si è trovato un punto d'incontro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le imprese ci tengono a restare nella città a lavorare e i proprietari degli immobili ci tengono che i loro immobili siano usati e rendano viva la nostra città. Riflessioni conclusive. Qui mi sono preso due punti. La collaborazione tra l'amministrazione pubblica e le categorie portatrici di interesse è fondamentale, perché certi temi sono talmente complessi che la politica da sola, secondo noi, non riesce a risolverli. È giusto che ci sia un confronto continuo e che ci siano delle decisioni condivise. Queste decisioni dovrebbero essere, secondo noi, svincolate dalle logiche di partito e dalle, io non voglio chiamarle clientele, ma dei rapporti di amicizia, di commistione tra affari e tra decisioni pubbliche e politiche. La nostra associazione di categoria si è sempre fatta, è sempre stata attiva nel proporre, nel collaborare con l'amministrazione comunale per portare avanti temi di interesse comune. Vedi il progetto Pisus, vedi il concorso di idee che abbiamo vinto in regione con sviluppo e territorio, e siamo qua disponibili a tutte le regole. Ah, scusate. Grazie a voi, arrivederci.